Cambiamo argomento. Un istruttore di arti marziali, una scuola ed un'associazione Onlus hanno avviato a Siderno un progetto che consente anche a bambini provenienti da contesti sociali difficili di frequentare gratuitamente corsi sportivi. Un'iniziativa che sta già ottenendo numerosi consensi. Il servizio di Antonio Condò. Sport per tutti, ovvero il nome del progetto avviato presso l'Istituto Comprensivo Pascoli Alvaro di Siderno, voluto e promosso dal Centro Studi Karate diretto dal maestro Vincenzo Ursino, cintura nera quinto dan, stella al merito sportivo. La mission che si prefigge questo progetto è di garantire ai bambini e ai ragazzi, soprattutto alle famiglie bisognose, un'attività sportiva gratuita. Un modo per permettere a bambini provenienti da contesti sociali svantaggiati di frequentare attività sportive come karate ed arti marziali e dalle loro famiglie di accedere anche ad altri servizi. Praticamente abbiamo stabilito un protocollo d'intesa con l'Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli di Siderno, che ci seleziona i ragazzi e noi gli facciamo dell'attività sportiva, ed inoltre abbiamo aperto, grazie a una Onlus, i valori della vita, uno sportello sociale disponibile anche alla famiglia. Un progetto che incoraggia dunque la pratica di sani stili di vita che vanno ben oltre le pure attività ludico-competitive. Il karate soprattutto è uno stile di vita perché lavora sul miglioramento di se stessi. Mi piace ricordare una delle regole del karate, che è il saluto che si fa a inizio e fine lezione. Questo vuol dire il pieno rispetto di se stessi e degli altri. E